A guardare i tanti avvenimenti che hanno scandito il 2014 di Papa Francesco, si pensa subito alla forza dello Spirito Santo che lo guida nel cammino della Chiesa. Ma c'è pure il manto della Vergine, alla quale Francesco consegna già il 1° gennaio scorso, nella Giornata Mondiale della Pace, festa di Maria, Madre di Dio, i desideri del cuore, i bisogni del mondo, la fame e la sete di giustizia. La preghiera di vicinanza e protezione viene elevata anche a Gesù nel corso della visita nel pomeriggio dell'Epifania al presepe vivente realizzato dalla parrocchia di Sant'Alfonso Maria dei Liguori alla periferia di Roma Nord. L'incontro con i bambini si replica in Cappella Sistina quando, per la prima volta dalla sua elezione, celebra la festa del battesimo del Signore, impartendo il sacramento a 32 neonati, i primi anelli della catena della fede. Una fede che è anche cammino verso l'unità, perché Cristo non può essere diviso. È questo il concetto forte che il Papa esprime chiudendo il 25 gennaio nella Basilica di San Paolo fuori le mura la settimana dell'unità dei cristiani. Le divisioni tra cristiani, afferma, sono uno scandalo. Febbraio si apre con l'incontro con i fidanzati in Piazza San Pietro. Il Papa regala i consigli utili ai futuri sposi. Nella preghiera del Padre Nostro noi diciamo: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Gli sposi possono imparare a pregare anche così: Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano, perché l'amore quotidiano delle spose è il pane, il vero pane dell'anima, quello che li sostiene per andare avanti. In questo anno Papa Francesco si fa più volte voce di chi sta perdendo il lavoro. Il 20 marzo, nell'incontro con i lavoratori dell'acciaieria di Terni, le sue parole non sono solo di vicinanza, di incoraggiamento a non perdere la speranza, ma sono anche di denuncia. È la conseguenza di un sistema economico che non è più capace di creare lavoro, perché ha messo al centro un idolo che si chiama denaro. Passa solo un giorno e Francesco tuona contro la mafia, facendosi carico delle lacrime versate da chi ha perso ingiustamente i propri cari. Alla veglia organizzata dall'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti, le sue parole sono come macigni. «Convertitevi», dice, «lo chiedo in ginocchio, convertitevi, ancora è tempo per non finire all'inferno». È Pasqua e il Papa, dopo aver lavato i piedi nel 2013 ai minorenni del carcere di Casal del Marmo per la messa in cena Domini del Giovedì Santo, si piega su quelli dei disabili che il centro Don Gnocchi assiste da tanti anni. Chi non aveva paura di chinarsi sulle piaghe di Gesù erano Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, canonizzati il 27 aprile da Papa Francesco. Alla messa, trasmessa in Mondovisione, partecipa pure Benedetto XVI. La stessa piazza fa poi da sfondo il 10 maggio all'incontro con il mondo della scuola, 300.000 persone alle quali Francesco ripete una frase che resterà impressa. È più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Ricordatelo. Di vittorie sconfitte lo Stadio Olimpico ne ha viste tante, è lì che il Papa incontra il 1° giugno il rinnovamento nello spirito. Alle oltre 50.000 persone raccomanda vicinanza ai poveri, ai bisognosi e agli emarginati. La partita più difficile però è quella che si gioca in Medio Oriente, da anni dilaniato dal conflitto israelo-palestinese. Francesco l'8 giugno offre il Vaticano come la casa della pace, invoca la forza della preghiera per favorire il dialogo e chiede coraggio al presidente israeliano Peres e a quello palestinese Abu Mazen. Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro, sì al dialogo e no alla violenza, sì al negoziato e no alle ostilità, sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni, sì alla sincerità e no alla doppiezza. Altro momento toccante è la messa celebrata il 7 luglio a Santa Marta con alcune vittime di abusi sessuali da parte di esponenti del clero. Nell'omelia in spagnolo, il Papa chiede perdono, afferma che non c'è tolleranza per questo crimine. «Piango con voi», dice con la voce commossa. È settembre, quando per la prima volta Francesco celebra in San Pietro le nozze di 20 coppie della diocesi di Roma. A loro ricorda che il matrimonio non è una fiction e che la fatica del cammino insieme si attenua solo bevendo la fonte del sacramento. L'amore di Cristo è infatti una garanzia di solidità.
È il modo di Papa Francesco di sostenere chi non sceglie più il per sempre o chi invece è considerato uno scarto della società. Agli anziani che incontra il 28 settembre in Piazza San Pietro regala una dolce carezza. La violenza sugli anziani è disumana, come quella sui bambini. Ma Dio non vi abbandona. È con voi. Con il suo aiuto voi siete e continuerete ad essere memoria per il vostro popolo e anche per noi, per la grande famiglia della Chiesa. Ed è la Chiesa a ritrovarsi in ottobre in Vaticano per l'Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi dedicato alla famiglia. È un momento di confronto, di dialogo e ascolto. Il Papa chiede a tutti parresia, pensando solo al bene della Chiesa e delle famiglie, senza discutere il sacramento del matrimonio. Una Chiesa che non ha paura di rimboccarsi le maniche per versare l'olio e il vino sulle ferite degli uomini. Alla messa di chiusura del Sinodo straordinario il 19 ottobre, Papa Francesco beatifica Paolo VI, colui che nel 1965 istituì l'Assemblea dei Vescovi. È stata una grande esperienza nella quale abbiamo vissuto la sinodalità e la collegialità e abbiamo sentito la forza dello Spirito Santo che guida e rinnova sempre la Chiesa chiamata senza indugio a prendersi cura delle ferite che sanguinano, a riaccendere la speranza per tanta gente senza speranza. Nell'anno che volge al termine, il Papa incontra il 28 ottobre i movimenti popolari e offre una ricca riflessione su terra, casa e lavoro. Ribadisce che andare incontro ai poveri significa seguire il Vangelo e non il comunismo. Concetti sottolineati anche nella visita di Francesco alla FAO in occasione della conferenza internazionale sulla nutrizione. All'Assemblea dice che l'affamato ci chiede dignità, non l'elemosina, e chiede diritto di cittadinanza, di essere considerato nella sua condizione di ricevere una sana alimentazione di base. In attesa dei riti del Natale, il Papa visita per la sesta volta una parrocchia romana, quella di San Giuseppe all'Aurelio, ricordando che il Natale cristiano non è consumismo, ma un dono del Signore. E la gioia del Natale? È una gioia speciale, ma è una gioia che non è solo per il giorno di Natale, è per tutta la vita del cristiano. È una gioia serena, tranquilla, una gioia che sempre accompagna il cristiano, anche nei momenti difficili, nei momenti di difficoltà, questa gioia diventa pace. Ma il cristiano non perde mai la pace quando è vero cristiano. Anche nelle sofferenze, quella pace è un dono del Signore. La gioia cristiana è un dono del Signore.